Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi non potevo parlare con voi della nuovissima carta che sta per arrivare su Clash Royale. L'avete visto anche voi sicuramente il trailer, ragazzi, sta arrivando il gigante Goblin. Una carta molto molto particolare che a parer mio però ricalca un pochettino la meccanica dei mascalzoni. Non so se avete presente, se giocate a Clash ovviamente, il tipo davanti con le due ragazze dietro che sparano le gomme crepadenti, diciamo ricalcano un pochettino tutta la fisica e la meccanica di questo gigante Goblin. Voglio farvi vedere insieme a me, ragazzi, l'immagine. Eccolo qua, ragazzi, la carta del gigante Goblin che arriverà prestissimo con il nuovo update di Clash Royale. Una truppa di rarità epica dal costo di 6 Elisir, quindi abbastanza importante come carta da giocare. Stiamo vedendo in questo momento le statistiche a livello 9 della carta del Goblin Giant, che come vedete fa 146 di danno, con 85 danni al secondo, quindi un DPS di 85, colpisce ogni secondo e 7, e come vedete addirittura, ragazzi, a livello 9 ha già 2394 punti salute. Questa è sicuramente una caratteristica che lo differenzia nettamente dalla carta dei mascalzoni. Vi ricordo che il ragazzone dei mascalzoni a livello 12 ha 2064 punti salute, quindi figuratevi, ragazzi, a parte che a livello 9 sarà un po' strano, com'è possibile che c'è scritto livello 9 Goblin Giant, porco Giuda, che è una carta epica. Questa dovremo poi capirla, questa cosa sinceramente non mi è chiaro, neanche a me non mi è chiaro. Comunque, a parte questo, ragazzi, che cacchio di livello 9. La descrizione dice: questo questo gigante goblin verde distrugge tutte le strutture nemiche, quindi lui, come il gigante normale, va diritto verso la struttura nemica. Lui porta però nella sua schiena due goblin lancieri ovunque egli vada. Loro sono un pochettino spartani, ma funzionali per poter colpire ovviamente le truppe che lo stanno attaccando. Questo appunto lo differenzia dal gigantone normale, quello che siamo abituati noi ad usare da sempre in Clash Royale, che non può e non può essere difeso da nessuna truppa a meno che non gliela piazziamo o dagli spell, mentre questo gigante goblin verde invece ha alla sua schiena due lancieri che colpiscono, diciamo, le truppe un po' più leggere. Potrebbero tranquillamente essere delle orde di sgherri, dei pipistrelli, perché no, delle orde di scheletri, insomma tutte le truppe piccoline. Comunque va sempre supportato se decidessimo di lanciarlo in attacco da solo, almeno con uno spell. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo visto che con il nuovo update di Clash Royale entrano in vigore i token, ragazzi, quindi i gettoni che cambieranno radicalmente il modo di chiedere le carte nel proprio clan. Sono gettoni che hanno le 4 rarità, esattamente come le rarità delle nostre carte: comune, rara, epica e leggendaria, ragazzi. Questi gettoni serviranno per poter richiedere una qualsiasi carta della rarità, ovviamente, del gettone noi abbiamo bisogno, in modo che se qualcuno nel clan non la usa, ce la potrà donare, ovviamente anche lui dovrà avere i token. Vi faccio vedere, ragazzi, uno spezzone per farvi capire bene, tratto direttamente dal video tutorial ufficiale di Clash Royale, qualche secondo per mostrarvi, che fa vedere proprio come funzionano i gettoni. Eccoli qua, ragazzi, come vedete abbiamo i gettoni in alto. Noi chiediamo nel clan che vogliamo, per dire, un arciere magico, lui ci risponde: va bene, te lo do. E come vedete, ragazzi, se abbiamo il token noi possiamo dare ricevere l'arciere magico, ad esempio, per un mago elettrico. Come vedete, transazione completa. Qualora però durante la transazione il nostro compagno non volesse o cambiasse idea, si può senza problemi
cancellare la transazione e recuperare sia la nostra carta leggendaria che il nostro gettone utilizzato. Quindi ragazzi, davvero, se dobbiamo appare le carte, questi token sono la soluzione giusta per velocizzarne le richieste di qualsiasi rarità noi le necessitiamo. Però ragazzi, lo andiamo a vedere un bel gameplay del nostro Goblin Giant. Dai, perché no? Perché no ragazzi? Andiamo a dare un'occhiata al gameplay di come funziona questa nuovissima carta su Clash Royale. Eccolo lì, lo vedete ragazzi. Gigante Goblin, Zap, Poison e Boscaiolo per noi in basso ragazzi. Vediamo di aprire magari subito col gigantone. Lo mettiamo, lo possiamo giocare dove vogliamo. In questo caso potrebbe essere usato come attacco principale o anche dal fondo della partita, del field, del campo di gioco. Se volessimo giocarlo in difesa, si parte giocandolo in difesa, meraviglioso, la stessa velocità è quella del gigante. In risposta da parte di Trickshot, anche lui gigantone goblin, andiamo a vedere un pochettino come si comportano i lancieri non appena lo loccano. Eccolo qua ragazzi, eccolo qua, viene loccato e si colpiscono i due lancieri dietro, ma il gigantone invece va verso la torre. Il nostro mini pecca può andare a tirarlo giù e come vedete i due lancieri saltano giù di prepotenza. Il mini pecca se li va a fare senza problemi. 1694 comunque la torre in alto a sinistra e Valchirione, Porcelloni e il suo moschettiere entrano di prepotenza. Dobbiamo per forza tirar giù la Valchiria prima di poter giocare la gang di Goblin. Il nostro boscaiolo riesce comunque a fare malissimo, non si capisce bene come sia possibile che lui abbia un boscaiolo a livello 9. Penso che sia un... come si chiama? Un server privato, ecco, se volessimo dirlo così, anche perché non avrebbe senso altrimenti che ci fosse il Goblin Giant. Di nuovo Goblin Giant per il nostro avversario, giocato al centro dell'arena, si sta dirigendo di prepotenza. Eccolo adesso che passa, entra nel nostro campo di gioco, Goblin Giant anche per noi. E come vedete ragazzi, i Goblin Lancieri si colpiscono a vicenda, o meglio colpiscono a vicenda il Goblin Gigantone e parte la mega pushata con Goblin Gigante Cimitero, anche se lui risponde con i mascalzoni, ma il mini pecca veramente violentissimo ragazzi, insieme alla Cimitero e alla Poison può davvero danneggiare di prepotenza la torre, portarla a 302, 714 per noi invece con la torre in basso a sinistra, full Elisir. Vediamo di posizionare, attenzione all'Hoggrider al 9, giù con il nostro moschettiere, ovviamente anche il boscaiolo che lo va a fermare di prepotenza, a parte il contropush del boscaiolo che verrà diretto infatti sul Goblin Gigante. Andiamo a vedere un pochettino cosa succede. Attenzione, boscaiolo che lo tira giù senza problemi ragazzi, e moschettiere che sfrutta anche la furia del boscaiolo per andare a colpire più velocemente gli spergoblin. Parte anche il nostro nuovo push sulla destra ragazzi, Goblin Gigante e Cimitero. Intanto se la vede il mini pecca col Valchirione, pronta la Poison sui mascalzoni. Attenzione, 450 mini pecca di corsa, 9 di Elisir, 8 tenta di dividere il la corsa del mini pecca con un Hoggrider. Attenzione, 186 la torre, parte il boscaiolo prepotente, attenzione ai suini, vediamo se riusciamo a fermarli. 186, cattivissimo, rimane a 41 la torre, si va di poison con boscaiolo e mini pecca. Attenzione al Valchirione, 140, 113, 86, fa tutto la Poison, pronta la Zap e va giù la Tower ragazzi, cattivissima con la Zap finale. Come abbiamo visto ragazzi, questo gigante goblin è davvero molto interessante, si può utilizzare benissimo ad esempio in combo con un cimitero, ma come avete visto ragazzi, grazie ai goblin lancieri anche il mini pecco e il boscaiolo possono essere di grande aiuto se volessimo tirare giù le truppe, non le orde, solo le truppe che il nostro avversario ci pianta per poterlo counterare. Io vi ringrazio tantissimo ragazzi per aver guardato questo video, spero che anche voi utilizzerete il gigante goblin. Ditemi qua sotto nei commenti se vi piace come carta o se invece pensate che sia inutile, e soprattutto fatemi sapere la vostra opinione sui nuovissimi token di Clash Royale. Noi ci vediamo presto, ciao!